hanno voglia di raccontare come vivono la luce del Vangelo, di dire che essere famiglia è la sfida di oggi, ma che tutto si può affrontare nella grazia di Dio. Le coppie presenti al sinodo tra gli uditori sono testimoni diretti delle crisi, delle delusioni che fanno parte del matrimonio, ma anche della riconciliazione e della speranza. Il loro contributo nel confronto all'interno della Chiesa è grande e importante. Lo ricordano le famiglie che vengono dalle Filippine, ma anche dagli Stati Uniti. La Chiesa è formata al 99% da laici e all'1% da sacerdoti. Ma Chiesa e sacerdoti necessitano di formare i laici per far sì che essi, insieme alla Chiesa tutta, proteggano la famiglia. Da questo sinodo ci aspettiamo che il clero indirizzi, orienti e dia nuovo impulso alla formazione dei laici, non solo del clero, volta a rafforzare, preservare e proteggere la famiglia. Questo è quanto auspichiamo. Talvolta ci dimentichiamo di quanto possa essere semplice la fede. Prendiamo le cose in maniera forse troppo complicata, dobbiamo tornare a un linguaggio più semplice, a una comprensione più lineare. La Chiesa possiede la verità. Sappiamo cos'è il matrimonio e la vita familiare, il progetto di Dio su di essi. Il nostro ruolo è dunque quello di fare in modo di comunicare questo bellissimo messaggio alle persone che ci circondano e che serviamo. Ritengo che la sfida più grande sia quella di esprimere questo messaggio con un linguaggio che possiamo usare con le persone che serviamo. Le famiglie dei cinque continenti vivono sfide diverse. In Occidente molti giovani preferiscono la convivenza al matrimonio, mentre in Africa c'è ancora disparità di trattamento all'interno del nucleo familiare. Le challenge en France et en Europe, à notre avis, c'est... Secondo noi la sfida in Francia e in Europa è quella di saper costruire una vita di coppia felice e duratura. Infatti l'80 o il 90% delle persone sognano di costruirsi un'esistenza coniugale duratura e di avere dei figli, ma spesso non sanno come fare, non ne posseggono il segreto. Inoltre sono spesso lontane da Dio e per noi la sfida è come accompagnarle, come incontrarle e condurle verso un impegno, mostrandone loro la bellezza. E poi forse come guidarle verso Dio e magari anche verso un matrimonio cristiano. Come les accompagner vers un engagement pour leur montrer en leur montrant la beauté de l'engagement et puis aussi peut-être comment les accompagner vers Dieu et vers peut-être un mariage chrétien aussi. Con la fede la donna, il marito dà la dignità alla donna, quindi questo aiuta al sviluppo della famiglia perché cercano di costruire insieme, di avere fiducia nella moglie, anche la moglie così ha fiducia in lei, così si può promuovere la famiglia in quello spirito dell'amore reciproco, anche dell'aiuto reciproco. Oggi il matrimonio, affermano alcune coppie al sinodo, è da molti considerato solo una possibilità, mentre il sacramento è la chiave di accesso alla grazia di Dio. Da noi abbiamo l'equipe Notre Dame che sono un movimento della Chiesa che lavora con giovani e principalmente con coppie cristiane, coppie matrimoni. Lavoriamo, quasi tutti i nostri lavorano nella pastorale familiare, noi lavoriamo con i fidanzati, lavoriamo con le coppie secondo unione e sempre cerchiamo di mostrargli che il matrimonio è veramente un sacramento. Siamo sposati da 55 anni. Ci sono stati momenti di grande gioia, ma anche periodi di difficoltà, di frustrazione e di lacrime. Ma lo sa, ci amiamo ancora moltissimo, siamo ancora molto innamorati. È un mistero grandissimo e bellissimo. Credo che dietro tutto questo vi sia spesso la decisione di amare comunque, molta volontà di perdonare e saper sempre vedere il positivo dell'altra persona. Sono un medico e insegno agli studenti. Quando uno di loro mi ha chiesto il segreto del matrimonio, ho risposto che le statistiche dicono sia pregare insieme. So che sembra molto strano, ma la preghiera è fondamentale. E l'altro ingrediente che indicherei è il sesso. Dobbiamo riconoscere che il sacramento del matrimonio è un sacramento sessuale, in cui esprimiamo pienamente la nostra spiritualità nel sesso, che quindi fa parte del grande dono di Dio per noi. Ecco perché ritengo faccia parte di questo segreto. Thank you.